Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è il giovedì, stiamo andando già verso la fine di questa settimana, il penultimo giorno di letture di questa settimana. Noi ringraziamo Dio per questo, noi siamo qui nel 29 di luglio del 2021. Noi continueremo la lettura del libro di Primo Re, però durante questa giornata noi leggeremo il capitolo 4 e 5. Di Primo Re, quindi parola del Signore. Il re Salomone regnava su tutto Israele. Questi erano i suoi principali funzionari: Azaria, figlio del sacerdote Sadoc, Eli, Oref e Aia, figli di Shisa, erano segretari. Josafat, figlio di Ailud, era il cancelliere. Benaia, figlio di Jehoiada, era capo dell'esercito. Sadoc e Abiatar erano sacerdoti. Azaria, figlio di Natan, era capo dei prefetti. Zabud, figlio di Natan, era sacerdote, amico del re. Aizar era sovrintendente del palazzo e Adoniram, figlio di Abda, era addetto ai lavori forzati. Salomone aveva 12 prefetti su tutto Israele, i quali provvedevano al mantenimento del re e della sua casa. Ciascuno di essi doveva provvedervi per un mese all'anno. Questi erano i loro nomi: Ben-Ur, nella regione montuosa di Efraim, Ben-Deker a Macas, a Saal-Bim e Bet-Semes, a Elon di Bet-Anan. Ben-Ezet di Arub-Bot aveva Soco e tutto il paese di Kefer. Ben-Abinadab in tutta la regione di Dor, Tafat, figlia di Salomone, era sua moglie. Baana, figlio di Ailud, aveva Taanak, Megiddo e tutto Bet-Sean, che è presso Sartan. Sotto Israel, da Bet-Sean e Abel-Meola, e fin oltre Ioc-Me'an. Ben-Geber, a Ramot di Galad, egli aveva i borghi di Jair, figlio di Manasse, che sono in Galad. Aveva anche la regione di Argob, che è in Basan, 60 grandi città circondate di mura, munite di sbarre di bronzo. Ainadab, figlio di Ido, a Maanaim. Aimaas, in Neftali, e anche questo aveva preso in moglie Basmat, figlia di Salomone. Baana, figlio di Cusai, in Asher e Alot. Josafat, figlio di Parna, in Issacar. Simei, figlio di Ella, in Beniamino. Geber, figlio di Uri, nel paese di Galaad. Il paese di Sicon, re degli Amorei, e di Og, re di Basan. C'era un solo prefetto per tutta questa regione. Gli abitanti di Giuda e Israele erano numerosissimi, come la sabbia che è sulla riva del mare. Essi mangiavano e bevevano allegremente. Salomone dominava su tutti i regni di qua, dal fiume, sino al paese dei Filistei e sino ai confini dell'Egitto. Essi gli portavano tributi e gli furono soggetti tutto il tempo che visse. La fornitura giornaliera dei viveri per Salomone consisteva in 30 cori di fior di farina e 60 cori di farina ordinaria, in 10 bui ingrassati, 20 bui di pastura e 100 montoni, senza contare i cervi, le gazzelle, i daini e il pollame di allevamento. Egli dominava su tutto il paese, di qua dal fiume, da Tifsa fino a Gaza, su tutti i re di qua dal fiume, ed era in pace con tutti i confinanti all'intorno. Gli abitanti di Giuda e Israele, da Dan fino a Beer-Seba, vissero al sicuro ognuno all'ombra della sua vite e del suo fico, tutto il tempo che regnò Salomone. Salomone aveva inoltre 40.000 greppie di cavalli e i suoi carri e 12.000 cavalieri. Quei prefetti
un mese all'anno per uno provvedevano al mantenimento del re e di tutti quelli che venivano invitati alla sua mensa e non lasciavano mancare nulla. Facevano anche portare l'orzo e la paglia per i cavalli, da tiro e da corsa nel luogo dove si trovava il re, ciascuno secondo gli ordini che aveva ricevuti. Dio diede a Salomone sapienza e una grandissima intelligenza e una mente vasta come la sabbia che sta sulla riva del mare. La saggezza di Salomone superò la saggezza di tutti gli orientali e tutta la saggezza degli egiziani. Era più saggio di ogni altro uomo, più di Etan, l'Esraita, più di Eman, di Calcol e di Darda, figlio di Maol, e la sua fama si sparse per tutte le nazioni circostanti. Pronunziò 3.000 massime e i suoi inni furono 1.005. Parlò degli alberi dal cedro del Libano all'issopo che spunta sulla muraglia. Parlò pure degli animali, degli uccelli, dei rettili, dei pesci. Da tutti i popoli veniva gente per udire la saggezza di Salomone da parte di tutti i re della terra che avevano sentito parlare della sua saggezza. Primo Re, capitolo 5. Chiram, re di Tiro, avendo udito che Salomone era stato unto re al posto di suo padre, gli mandò i suoi servitori perché Chiram era stato sempre amico di Davide. Salomone mandò a dire a Chiram: «Tu sai che Davide, mio padre, non poté costruire una casa al nome del Signore, del suo Dio, a causa delle guerre nelle quali fu impegnato da tutte le parti, finché il Signore non gli mise i suoi nemici sotto i piedi. Ma ora il Signore, il mio Dio, mi ha dato pace dappertutto, non ho più avversari e non sono sotto il peso di nessuna calamità. Ho quindi l'intenzione di costruire una casa al nome del Signore mio Dio, secondo la promessa che il Signore fece a Davide mio padre, quando gli disse: tuo figlio che metterò sul tuo trono, al posto tuo, sarà lui che costruirà una casa al mio nome. Perciò dà ordine che mi si taglino quei cedri dei cedri del Libano, i miei servitori saranno insieme con i tuoi servitori, pagherò il salario per i tuoi servitori secondo tutto quello che domanderai, perché tu sai che non c'è nessuno tra di noi che sappia tagliare il legname come quelli di Sidone. Quando Chiram udì le parole di Salomone, provò una gran gioia e disse: benedetto sia oggi il Signore che ha dato a Davide un figlio saggio per regnare sopra questo grande popolo. Chiram mandò a dire a Salomone: ho udito il tuo messaggio per me. Farò tutto quello che desideri riguardo al legname di cedro e al legname di cipresso. I miei servitori li porteranno dal Libano al mare e io li spedirò per mare legati come zattere fino al luogo che tu mi indicherai. E là li farò sciogliere tu e li prenderai. E tu mi farai il piacere di fornire la mia casa dei viveri necessari. Così Chiram diede a Salomone del legname di cedro e del legname di cipresso quanto ne vuole. E Salomone diede a Chiram 20.000 core di grano per il mantenimento della sua casa e 20 core di olio vergine. Salomone dava tutto questo a Chiram anno dopo anno. Il Signore diede sapienza a Salomone come gli aveva promesso e ci fu pace tra Chiram e Salomone, fecero alleanza tra di loro. Il re Salomone reclutò operai in tutto Israele e furono ingaggiati 30.000 uomini. Li mandava in Libano 10.000 al mese alternativamente. Un mese stavano in Libano e due mesi in casa. E Adoniram era preposto a questi lavori. Salomone aveva inoltre 70.000 uomini che trasportavano i materiali pesanti e 80.000 scalpelline sui monti, senza contare i capi dei prefetti, che erano 3.300, preposti da Salomone alla sorveglianza di quanti erano addetti ai lavori. Il re diede ordine di estrarre delle pietre grandi
delle pietre scelte per fare le fondamenta della casa con le pietre squadrate. Gli operai di Salomone e gli operai di Chiram e il Ghi Blei tagliarono e prepararono il legname e le pietre per la costruzione. Parola del nostro Signore. Io ti invito domani perché noi possiamo continuare ad ascoltare la lettura della parola del nostro Dio. Che il Signore ti possa benedire e che possiamo continuare a imparare, a leggere, a meditare, ma soprattutto a applicare questa parola nella nostra vita. Ricevi il mio forte abbraccio, il mio santo bacio nell'amore del Signore. Dio ti benedica. Ti aspetto domani. Leggiamo la Bibbia insieme nel nome di Cristo Gesù. E non dimenticare, domani mattina, alba nuova, potenza nella preghiera alle ore 7 del mattino. Dio ti benedica.